Lo scorso anno abbiamo avuto la possibilità di assaggiare una manifestazione di cui poi ci siamo innamorati e adesso vogliamo portarvi all'edizione 2018. Venite con me. La città dove vi sto portando venne fondata dagli Umbri, poi divenne municipio romano con il nome di Tifernum Tiberinum. È circondata da imponenti mura cinquecentesche ed ha un centro storico dalle eleganti architetture rinascimentali. Ultimo indizio, ha dato i natali a uno dei grandi maestri dell'arte contemporanea internazionale, colui che con le sue opere è riuscito a plasmare vita vera mettendo sempre al centro la materia. Stiamo parlando di Alberto Burri. Non parliamo di artisti, ma di artigiani del vino. Siamo a Città di Castello e oggi si apre la quinta edizione dell'Holly Wine Festival. Holly Wine Festival è il primo salone e mostra mercato dove ad essere protagonisti sono le migliori 100 piccole cantine e di produttori under 40 selezionati da ICE che espongono e fanno degustare il meglio della propria produzione. La kermesse è organizzata da Fiera Show in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole. Festival, siamo giunti alla quinta edizione. Quali le novità di quest'anno? Ma le novità sono tantissime, quindi abbiamo questo nuovo padiglione Umbria, perché queste cantine Umbre volevano venire a Holly Wine e noi siamo stati lieti di ospitarle, di creare questa bolla dedicata a loro. Poi abbiamo gli Orange Wine, questo nuovo padiglione dedicato a questi vini, e poi abbiamo il nuovo Holly Food, quindi queste cene degustazione che stiamo facendo con giovani chef come Fabiana Scarica e Isabella Poti. La novità sono i nostri giovani produttori, ogni anno l'ICE fa una selezione sempre più importante, sempre più esigente. Abbiamo detto Holly Food, abbiamo detto la nostra area dedicata al whisky, dedicata al fumo lento, perché noi organizziamo anche un'altra bellissima manifestazione il 26-27 maggio, che è il Salone Nazionale dedicato al fumo lento a San Giustino. E poi la novità sono i nostri allestimenti, che ogni anno sono particolari, giocosi e rendono Città di Castello veramente un centro storico attraente da questo punto di vista. Andrea, ogni anno la manifestazione, quindi abbiamo detto, cresce sempre di più. Qualche anticipazione del prossimo anno? Diciamo che a te te la do una anticipazione. Ok, diciamo che noi siamo sempre stati il Salone Nazionale dei Giovani Produttori di Vino. Allora, dall'anno scorso abbiamo creato questo padiglione internazionale. Ok, abbiamo creato questo padiglione internazionale dove sono venute delle cantine da tutta Europa. Okay. L'anno scorso erano 10, quest'anno 20. Il prossimo anno ne vogliamo portare tantissime, perché vogliamo creare il primo salone europeo dedicato ai giovani produttori di vino. Altro che novità! Trasformiamo Città di Castello nella capitale europea dei giovani produttori di vino. Però non lo diciamo a nessuno. Ok. Holly Wine Festival ormai è un format vincente, si tratta di piccole cantine e giovani produttori selezionati dall'Associazione Italiana Sommelier. Ma non solo quello, io poi dopo qui mi trovo veramente a mio agio, perché a parte, diciamo, il ruolo istituzionale di tagliatore del nastro, che indubbiamente fa piacere perché concretizza e sancisce questa collaborazione che ormai dura da diversi anni, fin dalla prima edizione, ma soprattutto è un evento a misura di visitatore, si può girare tranquillamente tra i banchi, assaggiare, e poi ogni anno si scoprono sempre dei produttori nuovi, qualche vino originale, qualche particolarità. Quindi è un evento che, al quale un appassionato di vino non può mancare, e se qualcuno se l'è perso deve correre ai ripari. Direi che questa edizione di Wine, come dire, è la conclusione ideale, perché poi dovremo ancora più crescere, di un percorso iniziato alcuni anni fa, e devo dire che quest'anno Holly Wine ha superato se stessa, sia come qualità di espositori e di progetto, quello di giovani produttori di vino, ma anche come location del centro storico, che direi oggi è meraviglioso, non soltanto per le sue qualità architettoniche, ma anche per come l'organizzatore di Wine l'ha voluto presentare, per cui io sono molto contento.
una kermesse che riesce appunto, come diceva lei, a valorizzare il centro storico di Città di Castello, ma anche le piccole cantine. Quest'anno trovano spazio anche una selezione di cantine umbre. Sì, questo è molto importante, ovviamente il progetto, grazie anche all'intelligenza e alla fantasia di Andrea Castellani, andrà avanti in forme sempre nuove, di fronte a sfide sempre più importanti, però direi che già oggi possiamo essere molto soddisfatti, perché il livello qualitativo, ripeto, di Holy Wine è oramai assolutamente eccellente, di questo sono molto felice. Il programma è molto molto nutrito, ci sono tantissime degustazioni guidate, ci sono questi speed wine che sono degli approcci molto veloci alla degustazione. Perché abbiamo deciso di mettere dentro questo elemento di novità? Perché proprio tu dicevi che ci sono tantissimi, tantissimi appassionati che si avvicinano, che visitano Holy Wine per la prima volta e che non sanno nulla della degustazione del vino, e quindi per noi è importante dare un imprinting, un approccio immediato alla degustazione tecnica. Poi ovviamente uno non deve approfondire, fare un corso con questo speed wine, però sicuramente in quella mezz'ora, quando si alzerà, saprà qualcosa di più: come si degusta un bianco, come si degusta un rosso, come si degusta una bollicina e che cosa ha nel bicchiere e che cosa deve bere per primo, cosa deve assaggiare per secondo e via dicendo. E ovviamente l'Associazione Italiana Sommelier in prima linea per la degustazione e anche per l'approccio consapevole al vino. Assolutamente, tutti quanti sanno, insomma, noi che ci sono i testimonial di Holy Wine, che sono tutti sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier, a partire da Luca Martini, che è campione del mondo del 2013, poi Andrea Galanti, Maurizio Dante Filippi e tante altre persone che collaborano, sono tutti sommelier AIS proprio della nostra associazione, che si mettono a disposizione volontariamente proprio per aiutare, proprio per diffondere peculiarmente questa cultura del vino e anche del cibo, perché quest'anno, come dicevo ieri sera, nel contesto dell'anno europeo della cultura, l'Italia ha eletto, ha celebra il cibo italiano, e non a caso quest'anno noi abbiamo messo all'interno di Holy Wine Festival due grandissime cene e un pranzo, proprio per celebrare, per esaltare ancora di più questa bevanda conviviale per eccellenza che è il vino. Un prodotto che ha lunghissima, lunghissima tradizione. Ma sì, la Regione Umbria dall'inizio ha sostenuto e sostiene Holy Wine, ritenendolo un'occasione importante per il vino umbro, per le cantine umbre, per i giovani produttori del vino italiano e anche per Città di Castello, perché il vino fa girare bella gente, porta pubblico e ha anche una forte capacità di comunicazione, quindi abbiamo fatto bene, credo, perché poi ci sono i risultati. E quest'anno per il primo anno c'è un intero padiglione, uno stand dedicato alle cantine umbre. Sì, questo lo trovo saggio, proprio perché accanto ad una manifestazione che comunque è unica in Italia, che offre opportunità ai giovani imprenditori, alle giovani cantine nazionali, i giovani bisogna aiutarli, quindi questa è una bella cosa, e poter affermare questa manifestazione che è ben curata, che è ben fatta, che ha un suo stile anche come punto di riferimento per le nostre cantine, penso che faccia solo del bene, anche perché noi lavoriamo per sostenere la promozione del vino nei paesi terzi, la promozione del vino in Europa e in Italia, e credo che lo dobbiamo far conoscere anche in Umbria, il vino delle nostre cantine umbre. Dello storico Palazzo Bufalini sono allestiti numerosi e interessanti banchi d'assaggio, dove i visitatori possono non solo degustare il vino, ma anche parlare con il produttore, confrontarsi e, perché no, comprare una bottiglia. Ma a
ad Holly Wine spiccano le degustazioni guidate a tema, un'occasione significativa di conoscere al meglio le caratteristiche dei vini prescelti. Poi, per chi vuole approfondire, ci sono gli Speed Wine, mini corsi di avvicinamento al vino e al bere consapevole ideati proprio da Holly Wine, che per questa edizione sono affiancati da originali Speed Food, con l'idea di celebrare le eccellenze italiane della tavola. A guidare le degustazioni e gli Speed Wine sono tre tra i migliori sommelier del panorama nazionale e internazionale, che poi sono anche tre note conoscenze di Wine TV. Maurizio Dante Filippi, miglior sommelier d'Italia 2016, Andrea Galanti, miglior sommelier d'Italia 2015 e Luca Martini, miglior sommelier del mondo. A loro il compito di condurre i partecipanti verso una più approfondita conoscenza del vino e della sua produzione, con un percorso emozionante e indimenticabile alla scoperta del prodotto, del produttore e del territorio. Beh, la gente dovrebbe venire all'Only Wine Festival perché è calda come il cuore dell'Umbria, è semplice, diretta, immediata, è divertente da morire, basta guardarsi intorno dove tutto è finalizzato al divertimento, al piacere, alle sensazioni, quindi in fretta. Perché Only Wine Festival? Perché è un'occasione unica per assaggiare tantissimi vini provenienti da tutta Italia, di giovani produttori, in più avete l'opportunità di assaggiare anche un padiglione con all'interno tantissimi vini internazionali, quindi quale migliore occasione in due giorni di poter spaziare su tutto questo palcoscenico enoico di livello non solo nazionale. Quindi noi vi aspettiamo e poi tantissime degustazioni in cui ci sarò anch'io, ni bene ni male, mi dovrete sopportare, ma anche altri miei colleghi, forse più antipatici o più simpatici, ma giudicherete voi. Insomma, è un motivo per passare un bellissimo weekend insieme. Vi aspettiamo. Holly Wine Festival perché è un team di giovani e quest'oggi siamo a Città di Castello per divertirci tutti insieme e assaggiare l'entusiasmo della gioventù enoica italiana. Holly Wine Festival. Nell'anno del cibo e del vino italiano nel mondo, naturalmente non poteva mancare l'abbinamento Wine and Food, con la presenza, accanto ai giovani produttori e ai migliori sommelier ICE, di chef di prim'ordine, come Giancarlo Pulito, titolare della locanda del Capitano di Montone, a pochi passi da Città di Castello. Fabiana Scarica, la giovane vincitrice di Top Chef 2017, anima di Villa Chiara Orto e Cucina a Vico Equense, o la giovanissima Isabella Poti, pastry chef salentina, a Città di Castello insieme a Floriano Pellegrino, anche lui giovane proprietario e chef del ristorante Bros di Lecce. Sono loro a realizzare i pregiati piatti da abbinare agli altrettanto pregiati vini selezionati per gli appuntamenti di degustazione. Ma l'Holly Wine Festival è famoso anche per alcune aree tematiche allestite all'interno della kermesse, che adesso andiamo a scoprire insieme. L'area international della manifestazione è dedicata ad una selezione dei giovani produttori e piccole cantine nel mondo. L'edizione 2018 ha come protagonisti vini della zona Champagne, della Borgogna, della Mosella, della Spagna, della Croazia e della Slovenia. Paola, ti ritroviamo anche quest'anno, te da dove vieni? Allora, io sono da Madrid, ma la cantina, questa cartina, sarebbe di Barcellona. Ok, e tutti gli anni vieni qui all'Holly Wine Festival, che ne pensi? Allora, noi l'abbiamo fatto per seconda volta quest'anno, è un'esperienza molto positiva e molto ben organizzata, è bello anche tutto il rapporto che abbiamo con le altre cantine, c'è un clima molto di amicizia anche, e dopo la gente ha voglia di assaggiare vini diversi, internazionali, di comprare, allora molto molto positivo. La zona è meravigliosa, molto bella, allora molto bene. I'm from Germany, from the Moselle, from the village of Bernkastel. Okay, what do you think about Holly Wine Festival? Oh, we really enjoy it a lot and it's an honor for us being here. Da dove venite? Dall'Istria in Croazia. E è la prima volta all'Holly Wine? La prima volta, sì. Che cosa ne pensa di questa manifestazione? Fantastico, bellissimo, bella gente, molto molto bello, grazie. Nell'area Holly Orange Wine possiamo trovare invece una piccola ma attenta selezione di vini bianchi macerati, italiani e non solo, in rappresentanza di una categoria capace di stupire e di divertire grazie alla sua naturale vocazione a destabilizzare i sensi e a dividere l'opinione enoica. Che l'Orange Wine in realtà non è altro che una vinificazione in rosso di uve bianche, è la storia del bianco, perché prima della tecnologia, prima dell'era dell'enologia moderna, i vignaioli erano costretti a fare vini di questo tipo, chi con più lunghe macerazioni, chi con più brevi, in base poi anche all'uva che si va a trattare, ma soprattutto con un paradigma che è quello che dovrebbe essere
a priori comune a tutto il far vino, è quello dell'uva sana, no? La cosa che mi affascina di più è che tu non puoi fare orange wine se non hai uve sane. Cosa che invece purtroppo e per fortuna a volte per fare dei bianchi più moderni la cosa può venire anche un pochino meno. Ho girato l'Italia e anche un pochino l'Europa per portare degli esponenti della vinificazione orange molto diversi fra loro e con, come dicevo prima, diverse tempistiche di macerazione sulle bucce, ma soprattutto anche con uve diverse, perché l'uva è fondamentale. La confusione che c'è è proprio questa: siccome all'inizio in Italia si è fatto tanto orange in maniera un pochino forse troppo frettolosa e in maniera un po' troppo omologata, c'erano delle caratteristiche che andavano a fermare quella che era la curiosità del wine lover, del critico, no? Perché magari c'erano le classiche puzzette piuttosto che i classici errori di inesperienza, perché comunque a parte il Carso, l'Istria, alcune zone del nord-est, in Italia l'orange non è una tradizione. Adesso per fortuna invece siamo riusciti a fare cose buone un po' in tutta Italia, tant'è che io ho portato vini dalla Sicilia al Friuli, piuttosto che l'Umbria, le Marche, la Toscana. C'è un po' tutta l'Italia rappresentata e sono molto contento perché si stanno facendo veramente buone cose. Uno speciale Padiglione Umbria ospita una selezione di piccole cantine e giovani produttori della regione che hanno l'opportunità di promuoversi direttamente in casa. E poi ancora uno splendido contenitore intitolato Only Whisky, nel quale il Whisky Club Italia lancia ufficialmente le proprie attività, l'inizio di un nuovo ciclo di eventi, di degustazione, di intriganti selezioni, tutto finalizzato alla riscoperta del malto vero, quello autentico. Solo 4 anni fa, incredibilmente siamo riusciti a raggiungere una copertura nazionale, siamo ben presenti anche in Umbria e in Toscana con tantissime attività, abbiamo superato a Natale dell'anno scorso i 6.000 soci, attualmente siamo a 6.600, che per essere un whisky club è davvero una quantità esagerata. Abbiamo avuto ottime risposte, molto interesse, siamo tornati molto volentieri a Città di Castello per l'Only Wine, c'è molto interesse da parte dei frequentatori del festival. Le persone che abbiamo conosciuto ci siamo innamorati, ce le siamo portate, ce le siamo coccolate nell'anno che è passato, quindi era destino nostro dover tornare anche all'edizione di quest'anno dell'Only Wine. Tanti appuntamenti, tante degustazioni, quali sono i vostri obiettivi? Allora, abbiamo necessità di far conoscere quelle che sono le attività, che non sono finalità commerciali, sono finalità didattiche. La scelta di quest'anno è stata quella di fare tanti micro laboratori come ci sono gli speed wine, noi facciamo anche gli speed whisky, alternando momenti di rapido confronto col bicchiere in mano, okay? Con amici, soci, semplici e curiosi che abbiano voglia di conoscere il mondo del whisky scozzese, del whisky irlandese, del whisky americano, del whisky giapponese, che sono le 4 aree mondiali in cui si è fatta cultura e si fa continuamente cultura nel mondo del whisky. Infine l'area dedicata al fumo lento. Questa è l'area di Only Wine Festival dove è possibile partecipare a degustazioni di sigaro guidati da catadores, maestri conoscitori del sigaro, in abbinamento a vini selezionati. Anche quest'anno il Cigar Club Val Tiberino cura la parte del fumo lento all'Only Wine Festival, un club che ormai ha una tradizione di 4 anni, ma se parliamo di tradizione si insedia in una terra come questa che ha veramente una tradizione del tabacco storica. Indubbiamente, in Val Tiberina la storia del tabacco parte veramente da lontano, no? In qualche modo, quindi e tutt'oggi è, diciamo, curata al meglio, quindi un'economia importante, indubbiamente, anche nel panorama nazionale. Il nostro club, appunto, come dicevi, è nato più di 4 anni fa. Questo anno, per il secondo anno, ha l'onore di gestire la parte Holly Cigar. E abbiamo molti eventi, abbiamo il primo evento che sta partendo ora con dei sigari toscani, poi più tardi avremo un cubano con champagne, un olio di Monterrey, un sigaro edizione limitata, e presenterà lo champagne Luca Martini, il miglior sommelier del mondo, quindi sarà veramente un onore. E la cosa carina è che verranno a trovarci tanti amici di club italiani, quindi da sud a nord, quindi che fanno parte dello stesso nostro, diciamo, gruppo di associazione CCA. Quindi sarà veramente un'occasione bella da vivere in questi 2 giorni, proprio una kermesse del fumo lento, chiaramente in un contesto del vino che è importante. Sono qui con Pino e Tina e gli voglio chiedere all'Holly Wine Festival perché? Perché siamo vittime di Wine TV
quindi seguiamo sempre la vostra televisione, stiamo imparando tanto e quindi siamo venuti qui a constatare di persona. Io lo sapevo, l'ho chiesto apposta. E quale cantine avete già visitato? Ma abbiamo visitato Barberani, De Cugnano De Barbi, poi Asci e Marchesani e poi adesso vogliamo degustare vini piemontesi e siciliani. Quindi tutte le cantine viste su WNTV? Sì, sì, sì. Questo ci rende molto orgogliosi. Stiamo imparando e adesso man mano andremo avanti. Ok, allora buon Only Wine Festival. Grazie, grazie. Professor Corino, si può dare una definizione esatta di vino naturale oggi e si potrà mai arrivare a una definizione di un disciplinare? Ottima domanda. Direi proprio di no, perché il termine naturale è un termine che non si può definire tout court. Ci possono essere dei processi che vanno nella direzione di un concetto di responsabilità produttiva e di sostenibilità ambientale, ecco, questo sicuramente. Per quanto riguarda l'aspetto di disciplinare, assolutamente no, ma due negazioni così. Perché il vino viene definito già dall'organismo internazionale, l'OIV, Organizzazione Internazionale della Vigne du Vin, che ha sede a Parigi e che raccoglie tutti gli stati mondiali che aderiscono sia come produttori sia come consumatori, che ha già detto chiaramente che non verrà prodotta nessuna legislazione in materia. Qual è la possibilità, la scappatoia? È che ogni produttore che abbia questi criteri di produrre più responsabilmente e diciamo con pochi interventi significativi nella produzione, quindi con rispetto e con sostenibilità delle condizioni nelle quali opera, anche con i criteri etici, lo dica, produca un brand, produca un nome e quindi un distinguo suo altamente professionale e personale. Non è da aspettarsi una legge, e neanche il nostro Ministero dell'Agricoltura neanche ci pensa in questa determinazione. E termina così anche questa edizione dell'Only Wine Festival. E che cosa resta? Restano la passione, l'impegno di tanti giovani produttori attenti e capaci, innamorati del proprio lavoro. E poi resta il sapore di una manifestazione che ha carattere, identità. E restano i sorrisi, gli sguardi soddisfatti dei tanti appassionati di vino che sono accorsi da tutta Italia. E poi restano 2-3 bottiglie di vino acquistate. Vabbè, dai, adesso spengi la telecamera e dammi una mano per piacere, perché...